Ciao, mi chiamo Rocco, benvenuti ai messaggi di Cherubini per il giorno 1 ottobre 2016, visionabili da varie ottiche. Sono innanzitutto pianificazioni per dei viaggi. Guidato verso la carta che si chiama Perdona e Impara, che significa che lo Spirito Santo entra in voi, vi fa riflettere sul vostro passato con il Padre, pensate sul vostro presente e vi proiettate al futuro. E comunque sia, siete piantati sulla stabile terreno della terra, andando avanti, indietro, a seconda della vostra scelta. Per andare avanti meglio, perdonate, ciò che è successo nel passato, in modo da riuscire ad amare nella situazione presente, ma non amare solo quella persona che vi ha fatto male o tanto quella persona, quanto amare le situazioni, l'elevazione e eventualmente poi alla fine anche la vita. Quindi per non sopprimere l'amore vostro per la vita e quindi la vostra vita, imparate a perdonare l'altro che vi fa male affinché no, l'altro non prevalga, perché sicuramente non è intenzione dell'altro farvi così male, ma affinché comunque sia possiate rinascere a una vita più alta. Questo è anche parte del senso del tarocco del giudizio, cioè rinnovamento. Il perdono porta a rinnovamento, la rabbia porta possessione, quindi è un concetto diverso, diciamo. Non ci si rinnova nel diavolo, si decade. Anche la fiamma dell'inferno è una fiamma discendente e gelida, non è una fiamma che scalda, che dà calore, piacere nel caminetto, è un dolore lancinante, straziante, lacerante a livello dell'anima ed è allo stesso tempo un freddo gelido. Non è una condizione favorevole, qualora fosse caldo sarebbe insopportabile, ma non ci sono zone infernali che sono di temperatura sana, o è troppo caldo o è troppo freddo, ma in genere l'inferno dà una sensazione di gelido. Ok, per cui per evitare alla fine questo, perché poi ogni scelta ci porta in una direzione e ogni scelta ne chiama un'altra, non è un discorso di paura che la Chiesa mette su quel peccato, ma è un discorso scientifico di non andare a sbattere la testa, perché poi cioè, vai all'ospedale e poi dopo 2 o 3 volte muori. Però non è che i preti lo fanno perché sono cattivi, perché? Ma perché il peccato ha un effetto repulsivo verso la natura umana, per cui in qualche modo evitare il peccato, no? Perché voi pensate che la Chiesa dice che come peccate morirete, oppure c'è chi dice sì, ma tanto soffrirò un domani, mo sto bene. No, perché Dio con Adamo ed Eva, con Lucifero, con tutte queste persone che in un modo o nell'altro hanno peccato, Lilith, cioè, non è che ha detto pagherete, no, hanno pagato subito e nel peggiore dei modi, secondo quello che hanno fatto, sarà possibile tornare alla luce oppure no. E quindi se vogliamo tornare alla luce, nell'altro, in maniera più leggera, vi dico, comprendete, perdonate e imparate. Imparare significa come fare sì che non nuovamente risucceda la situazione che vi ha portato a soffrire, quindi mentre posto evolvere, spostare la visione a una visione più improntata su Dio,
Così facendo voi non subirete il male, perché se lo avete subito non avete accettato la protezione completa del Signore che vi aveva già predisposto una via più difficile nel caso di un male karmico, ma anche lì è un prezzo da pagare per sbagli passati, magari di vite passate, di momenti sbagliati che l'anima ha conosciuto in un momento non presente o non subito riscontrabile. Quindi questo ci dice di lasciare andare in modo da vivere più tranquillamente. Questo vi serve per comprendere che le porte del paradiso sono aperte sempre e analogamente le porte della una carta che mi esce non come tanto seconda carta ma come rafforzativo della prima è quella del nuovo, del vero amore, in quanto vi si rassicura che se riuscite a perdonare una persona, allora c'è veramente un vero amore. Se invece per la minima cosa la lasciate andare, allora boh, c'era nel migliore dei casi affetto. Molte delle persone che vengono a me e veramente si farebbero del male pur di avere un'altra persona che è proprio quella che loro pensano, 9 su 10 non mi chiedono mai l'anima gemella, né mai mi chiedono quasi mai un rituale generale per la persona migliore, vogliono sempre una determinata e quasi mai quella giusta. Se io dico te lo faccio ma ci sono opzioni migliori, quasi mai vengo seguito perché è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Quindi qualsiasi pollo c'è cascato oggi, qualsiasi pollo, qualsiasi... Come si chiama? Boh, essere possa essere disponibile per stare con me oggi e grazia ricevuta, pensa, no? E sicuramente va bene così, ma se no, in un mese di via, pensano sempre più nessuno, perché Cristo è grande, ma mi vuole bene fino a un certo punto, quindi certe cose posso chiedere e certe altre no. Questo pensano le persone comuni perché sono come tutte, sono diffuse, comuni perché sono diffuse. Ad ogni modo cercate di essere più positivi e abbracciate la vita nella sua interezza, perché la vita è bella. E riscontrare il bello della vita in tutto, non come la bellezza dove è poesia e basta, ma anche la bellezza, oltre che quello che comunque è vero, anche dove questa bellezza sia sovrana, e ovunque è presente solo Dio, questa bellezza è sovrana. Quindi fai quella scelta di stare sempre solo in compagnia con Dio e automaticamente non ti trovi nella situazione di dover perdonare, perché poi alla fine con il tempo, vedo nella mia anche esperienza personale, le persone tendono a rispettarti sempre di più, però non ti trovi neanche nella situazione, no, di dover perdonare, perché nessuno ti manca di rispetto tranne proprio casi eccezionali, ma anche lì continuare a perdonare. Bene, gli angeli cherubini mi salutano. Lo fa anche il sottoscritto. Buongiorno, buonasera e buonanotte. Goodbye.